Rieccoci, rieccoci ancora insieme. Buongiorno, buongiorno, benvenuti, bentrovati, bentrovate a Denominazione di Origine Calabrese. Allora, vediamo che notizie offriamo oggi in apertura di questo nuovo appuntamento con gli approfondimenti di Casa Esperia. Ancora uno sbarco di migranti nel porto di Roccella, dove praticamente poco dopo l'alba sono giunti circa 87 migranti, in prevalenza afghani, iraniani, egiziani, tra loro anche 6 donne e 2 bambini, di cui uno appena nato, 4 mesi di vita. I profughi erano a bordo di un'imbarcazione a vela, 12 metri circa, localizzata ad alcune miglia di distanza dalla costa all'altezza di Capo Bruzzano. Dopo lo sbarco, i profughi sono stati sottoposti al test del tampone molecolare da parte del personale specializzato dell'ASP di Reggio Calabria. Successivamente sono stati sistemati, seppure in maniera momentanea, in un'area del porto dove è presente una tensostruttura realizzata proprio nei mesi scorsi, gestita dai volontari della Croce Rossa e della Protezione Civile. I finanzieri, invece, quelli del Comando Provinciale di Reggio Calabria, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di somme di denaro, di beni mobili, beni immobili, il valore complessivo di circa 500.000 euro. Sono provvedimenti che scaturiscono da diverse investigazioni che hanno portato alla luce alcune condotte illecite connesse, quanto parlano difficile certe volte in questi comunicati stampa, e noi dovremmo impegnarci ancora di più, ecco, a renderli comprensibili, innanzitutto a noi, diciamo, giornalisti, perché se no difficilmente riusciamo poi a comunicare nel migliore dei modi. Comunque ci sarebbero delle condotte illecite ai danni dell'Unione Europea, quindi parliamo ovviamente di fondi dell'Unione Europea. Alcune aziende agricole avrebbero preso, insomma, fondi comunitari che evidentemente non... di cui non avevano diritto, ecco, mettiamola così. Sono entrati invece in chiesa, nella chiesa di Sant'Antonio a Crotone, per rubare le offerte, ma sono stati arrestati da polizia e carabinieri. Un fatto che è accaduto lunedì, solo oggi però lo abbiamo appreso. I due, entrambi di Crotone, sono introdotti nella chiesa dopo aver asportato l'intera colonnina con le offerte, sono usciti, si sono impossessati ovviamente di queste monete. Entrambi sono stati arrestati e su disposizione del GIP sono stati condotti nella casa circondariale di Catanzaro. Poi c'è stata l'udienza per direttissima, l'arresto è stato convalidato, a uno dei due è stata applicata la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, mentre l'altro, quella del divieto di dimora proprio nel comune di Crotone. Immaginiamo che quindi non sia un residente a Crotone. È venuto a mancare purtroppo Francesco Nucara, per 16 anni è stato segretario del Partito Repubblicano. Nucara, nato nel 40, è stato deputato per 5 legislature, dall'83 al 94 e dal 2006 al 2013. Anche sottosegretario al Ministero dei Lavori Pubblici e anche vice ministro dell'Ambiente. Era laureato in scienze statistiche, ma anche in architettura, iscritto fra l'altro all'albo dei giornalisti, quindi un nostro collega, ha sempre posto al centro della sua azione politica lo sviluppo economico e il riscatto del Mezzogiorno. È stato vicepresidente della commissione bicamerale proprio per il Sud, per il Mezzogiorno. La notizia delle minacce nei confronti del procuratore Gratteri allarma e preoccupa. Le mafie hanno sempre utilizzato questi modi per mandare messaggi verso chi svolge bene il proprio lavoro. A scriverlo in una nota il coordinamento regionale Libera Calabria. Riteniamo che il miglior modo di proteggere e non lasciare solo il procuratore Gratteri e i tanti magistrati esposti in prima linea sia quello di impegnarci di più tutti. Vogliamo esprimere la solidarietà e la vicinanza al procuratore Gratteri, nella certezza che non si farà intimidire e continuerà a portare avanti il suo impegno e la sua azione, aderendo, quindi come Libera Calabria, aderendo anche alla manifestazione che si tiene domani alle 11, proprio davanti alla Procura di Catanzaro. Allora, nei giorni scorsi abbiamo parlato in particolare intanto della manifestazione, ve l'abbiamo fatta anche vedere, la manifestazione che si è tenuta a Gioia Tauro sabato scorso,
in cui praticamente c'è stata una civile, garbata protesta nei confronti, in particolar modo, diciamo, ecco, della regione che qualche ora prima aveva preannunciato il raddoppio del termovalorizzatore. Una manifestazione che diciamo, ha solleticato la sensibilità di Roberto Occhiuto, il quale poi diciamo, ha dato la possibilità, appunto, al sindaco di Gioia Tauro, ma in generale alla rappresentanza degli enti locali, con l'associazione Città degli Ulivi, la stessa città metropolitana, insomma essenzialmente comunque ad Aldo Alessio, di poter dialogare, appunto, con la regione. E vi abbiamo dato conto anche di questo incontro. Diciamo che Roberto Occhiuto è stato abbastanza esplicito, dice: io sono venuto qui per risolvere i problemi e non per traccheggiare, essenzialmente. Ma la cosa che ci ha colpito molto è stata anche la dichiarazione del sindaco di Gioia Tauro, il quale, pur non condividendo, insomma, ecco, il raddoppio tout court del termovalorizzatore, ha avanzato una proposta. E noi ci siamo permessi nelle scorse ore di parlare di punto di caduta, perché Aldo Alessio che cosa dice in sostanza? Chiudiamo la linea 1 e 2, sono quelle più obsolete e che producono naturalmente anche un allarme serio dal punto di vista ambientale, quindi per la tutela della salute, e ragioniamo con le nuove tecnologie aprendo la linea 3 e 4. Essenzialmente su questo. Ora, no, noi naturalmente non siamo degli esperti, sindaco, buongiorno, ma mi è sembrato, come dire, una sintesi intelligente la sua, solo che mi pare di aver capito che Occhiuto, da questo punto di vista, insomma, non so se ha fatto orecchie da mercante, ma comunque non mi pare che abbia accettato questa sua proposta, o sbaglio? Intanto grazie per aver accettato il nostro invito. Non sento l'audio del sindaco qui in studio, non so se è un problema, diciamo, della mancata autorizzazione del microfono col cellulare del sindaco, è così, oppure è un problema nostro. Sindaco, lei credo che mi senta, perché la vedo, diciamo, reattivo alle mie elucubrazioni, solo che la vedo bene ma non la sento, quindi è probabile che ci sia... Ah, ecco, non arriva l'audio del sindaco, quindi... Sindaco, lo facciamo in diretta, ma abbiamo necessità che lei, diciamo, autorizzi il microfono ad entrare in onda. Non so se col PC, con un device, insomma, con un tablet o col cellulare, ma è necessario, appunto, che lei attivi il suo microfono, oltre che la telecamera. Insomma, con la telecamera non avevamo problemi. Stavo dicendo, a me, sinceramente, a noi in generale, è parsa intelligente questa proposta avanzata da Aldo Alessio, che, essendo fra l'altro un amministratore di lungo corso, che ha una sua esperienza, ma soprattutto un riformista, capisce bene che la Calabria ha necessità di affrontare diciamo, questa problematica della raccolta dei rifiuti, ma soprattutto, ecco, il modo di riuscire a farla diventare anche energia e dunque ricchezza per il nostro territorio, perché è così che ci si comporta in altre realtà. Persino nella vicina Napoli ormai si è entrati in un altro ambito, in un'altra cultura. Noi questo termovalorizzatore ce l'abbiamo da diverso tempo lì a Gioia Tauro, ma chiaramente è obsoleto, quindi da questo punto di vista è necessario che si spinga verso un riammodernamento complessivo. E naturalmente, siccome sono tecnologie che nel corso del tempo cambiano anche in maniera abbastanza veloce, è evidente che, immaginando la conservazione del termovalorizzatore a Gioia Tauro, si possa però pensare decisamente, appunto, di mantenerlo con qualità tecnologica, e riuscendo anche a raggiungere gli obiettivi di natura economica. Fra l'altro, in questo ragionamento, questo tavolo che si è aperto in regione tra Alessio, i sindaci e Roberto Occhiuto, si è parlato anche della ricaduta, da questo punto di vista, ricaduta economica di una tecnologia di questa natura. Anche qui Alessio, ma non solo lui, lamentava, appunto, la pochezza di risorse che poi vengono messe a disposizione di un territorio che, abbiamo capito, offre in realtà i suoi servigi non soltanto alla piana, evidentemente, ma a tutto il territorio. Forse
siamo riusciti a collegarci con il sindaco. Ci stiamo provando, vedo. Ce l'abbiamo? No, ancora non abbiamo il. Ancora non abbiamo il sindaco. Proviamo magari a chiamarlo al telefono, non so se è il caso di sentirlo magari anche telefonicamente. Io chiedo umilmente scusa ai telespettatori, ma questo è il programma, essenzialmente il nostro programma è fatto anche di queste cose. Quindi, fra l'altro oggi stiamo correndo anche perché, come sapete, per noi crotonesi questa fine di settimana alla sua importanza, insomma, ecco. Perché, come sapete, insomma, essendo terza domenica del mese di maggio, per Crotone, non solo per questa città, ma insomma per un territorio ben più vasto, in realtà ci si prepara a vivere anche la processione, la messa della domenica mattina a capocolonna, il ritorno, persino i fuochi d'artificio, insomma, ecco, che hanno aperto una piccola, brevissima polemica tra le diverse istituzioni di questo territorio, ma magari di questo poi parleremo. No, questo lo dico perché in realtà stiamo preparando, come Speria, come Video Calabria, come RT, anche una produzione, quindi ci stiamo dando da fare da questo punto di vista. Allora, forse abbiamo il sindaco, eccolo, forse adesso ce lo abbiamo. È con noi, sindaco, sì? Io vi sento, voi mi sentite? Fantastico, adesso la sento forte e chiaro. Grazie ancora, sindaco, per essere con noi. Le ruberò davvero pochi minuti perché, fra l'altro, so che è appena rientrato da un'altra riunione su un'altra questione, un'altra problematica, ma io intanto, ecco, vorrei aprire. No, non so se ha avuto modo di sentire la premessa che ho fatto. Mi sono permesso di dire che la sua controproposta, Roberto Occhiuto, mi sembrava un buon punto di caduta, ma mi pare di aver capito che Occhiuto, da questo punto di vista, ancora non so se non ha le idee chiare, tergiversa o ha altre intenzioni. Il problema è chi vogliamo servire, se vogliamo servire l'interesse del pubblico e dei cittadini e quindi anche la salute dei cittadini, o se dobbiamo servire l'interesse del privato. Quindi su questa questione bisogna fare chiarezza. Occhiuto è chiaro dicendo che vuole il raddoppio, noi siamo altrettanto chiari dicendo che il raddoppio non lo vogliamo. Abbiamo fatto una controproposta, che è la controproposta, come dire, intelligente dal mio punto di vista, che ti permette di risolvere i problemi della nocività dell'impianto e quindi realizzando una terza e quarta linea che ti permette di superare le criticità attuali, dare una risposta ai calabresi nel sistema della raccolta della spazzatura e puntare ad avere un sistema all'avanguardia. Però se la giunta regionale pensa di risolvere le criticità di tutta la Calabria risolvendo il problema della spazzatura con il raddoppio del termovalorizzatore di Gioia Tauro, si sbaglia di grosso. Sarà una linea fallimentare e si dimostra anche che non c'è un vero progetto di un sistema integrato del ciclo dei rifiuti in Calabria, perché un vero progetto dovrebbe puntare addirittura alla eliminazione totale del termovalorizzatore in Calabria e quindi puntare sul riciclo, sul riuso dei rifiuti, sulla differenziata spinta, sul compostaggio familiare e di comunità, e fare anche una nuova legislazione che ti permette di contenere, di ridurre i quantitativi di rifiuti che si producono. Penso alle plastiche, penso agli imballaggi e altri rifiuti che noi ci troviamo in Calabria. Sindaco, io ho riconosciuto ovviamente anche non solo la sua esperienza politico-amministrativa, grazie a Dio, insomma, il sindaco di Gioia Tauro ha una mente illuminata e sa perfettamente che il 100% di differenziata è una contraddizione in termini, è impossibile. Anche con una differenziata spinta noi avremo un 35-40% di rifiuti che dovremo trattare. Ora, se vogliamo... Prego. Ci dobbiamo adeguare alla normativa europea che ci impone di mandare in discarica solo il 10% dei rifiuti che produciamo. E questo è l'obiettivo che dobbiamo raggiungere tutti in Calabria, in sinergia tra tutti i livelli istituzionali, e laddove ci sono comuni che hanno delle sofferenze, delle criticità, devono essere anche gli altri livelli istituzionali a dare una mano di programmazione e di impostazione, perché non sempre c'è un problema che riguarda l'amministrazione e quindi il sindaco, perché se il problema
non è un problema, diciamo, di incapacità gestionale, ma è un problema di sostanza, perché se c'è un comune che è in dissesto di bilancio, se non ha personale, se non può assumere, se non ha uffici adeguati, è chiaro che il problema della nettezza urbana non lo risolverà mai. E allora a questo punto devono essere anche gli altri livelli istituzionali che se ne facciano carico. Certo, giustamente, se non mi metto nelle condizioni di avere le risorse necessarie per assumere pubblici dipendenti che mi aiutino a far aumentare quella percentuale di raccolta differenziata, è davvero un cane che si morde la coda. Poi magari, come dire, scarichi la responsabilità a me sindaco, ovviamente è retorico il mio ragionamento, quando in realtà, insomma, è a monte che c'è il problema. Cioè, oggi questo paese non mette voi sindaci nelle condizioni di poter agire. Che la Calabria è stata nell'emergenza dei rifiuti per ben 17 anni. E i commissari non erano gente che venivano da Milano o da Roma, erano i presidenti di turno della giunta regionale. Quindi la partita ce la siamo giocati sempre in Calabria e dobbiamo ammettere gli errori di 17 anni di fallimento di gestione commissariale in Calabria. Se non siamo capaci di fare questa autocritica, difficilmente riusciremo, come dire, a progettare un futuro diverso. Quindi dobbiamo ammettere i nostri errori, non solo, ma adesso abbiamo già 15 anni che abbiamo un termovalorizzatore che funziona a Gioia Tauro. Non è stato mai fatto uno studio di criticità dell'impianto. Non sappiamo l'inquinamento che ha prodotto, non hanno dati, non conoscono il territorio, non sanno nulla di nulla e ci vengono a raccontare la favola del raddoppio del termovalorizzatore. Io penso che una persona, una regione, come dire, lungimirante, intanto deve conoscere bene il proprio passato e questo non lo conoscono. Devono sapere anche i danni che ha fatto questo impianto in questi 15 anni, capire perché sono aumentati i tumori nel nostro territorio, che ha colpito i meno giovani. Non c'è nessun studio, non c'è uno studio di valutazione di impatto ambientale, non c'è nessuna prospettiva, c'è solamente la facilità di risolvere il problema con il raddoppio. E noi non ci stiamo su questa strada. Sindaco, mi perdoni perché lei ovviamente è fonte diretta, ma quando lei ha detto queste cose, lì, perché ho visto che accanto a Occhiuto poi c'erano anche dei dirigenti, insomma, che immagino qualche anno di esperienza in cui. Occhiuto che è dirigente, perché loro parlavano come se il passato non esistesse, o per dire chiudiamo il passato e guardiamo al presente. No, il passato c'è, pesa quanto una montagna, ci sono delle responsabilità della regione Calabria che attualmente è ancora proprietaria dell'impianto e nel momento in cui è stato messo in funzione il primo impianto è stato abbandonato ai privati, non lo hanno mai seguito, non hanno mai verificato le criticità, non si sono mai imposte sul privato. Non abbiamo tratto nessun beneficio né con l'energia elettrica prodotta né con il teleriscaldamento che non è stato mai fatto. Cioè la Calabria se ne è sempre lavata le mani la giunta regionale. Ha abbandonato quell'impianto. Oggi candidamente vengono a dirci che è un impianto, come dire, pericoloso, nocivo alla salute dei cittadini, obsoleto. Ebbene, la colpa di chi è? È la tua proprietà che è obsoleta, è la tua proprietà che è nociva alla salute dei cittadini. Non te ne sei mai curato in questi ultimi 20 anni, di niente. Non conoscete il mio territorio, non conoscete le situazioni critiche che si sono create in questo territorio e poi venite con la favola del nuovo impianto che abbatterà dell'80% i fumi, le polveri pericolose, nocive e così via. Questi lo possono raccontare ad altri, ma non al sindaco di Gioia Tauro. Senta, lei ha i microfoni proprio qualche minuto dopo la chiusura di questo tavolo, di questo incontro con la Regione, con Roberto Occhiuto, ha detto adesso faremo il punto noi sindaci, l'Associazione Città degli Olivi, la Città Metropolitana e decideremo. Avete fatto il punto? Che cosa si è deciso? Ho convocato un'assemblea con tutte le associazioni per mercoledì 18 alle 17:30 nell'aula del Consiglio Comunale. Ci siamo preso qualche giorno per riflettere in modo che, come dire, non diamo risposte affrettate, quindi vogliamo essere lucidi nelle nostre analisi e anche nelle proposte da fare. Quindi la prossima settimana faremo questo passaggio con tutte le associazioni, con i sindaci, con i cittadini, con chiunque vuole partecipare. E decidiamo la linea da seguire per fare in modo che la regione non vada avanti su questo progetto di raddoppio dell'impianto del termovalorizzatore di Gioia Tauro. Un'ultima domanda, spero di addolcirla perché forse l'ho fatta troppo arrabbiare e me ne scuso, Sindaco.
Di Gioia Tauro non si parla soltanto per cose brutte, insomma, in questi 30 anni di attività professionale da parte mia ne ho sentite, ne ho raccontate anche tante tristi, tragiche, tremende. E né si parla soltanto del termovalorizzatore. Io immagino, per esempio, che quando sento che a livello di transshipment Gioia Tauro è un punto di riferimento su scala europea, mi riempio il cuore da calabrese, ma vorrei andare oltre, non la voglio portare su questioni, diciamo, di taglio infrastrutturale ed economico. Suomi, 17 anni, gioiese, al suo primo film, boom, prende praticamente l'Oscar italiano, il Davide Donatello, e lei, diciamo, ha fatto una dichiarazione bellissima, ma l'ha già incontrata, ha già organizzato la festa, sindaco? Sì, ci siamo incontrati. Io sto aspettando di avere la conferma di Carpignano di venire a Gioia Tauro in modo che facciamo un'unica festa, altrimenti poi ne dobbiamo fare una per Suami e un'altra per Carpignano. Io sto tentando di fare un unico festeggiamento. Vediamo un po' quando è disponibile Carpignano a venire a Gioia Tauro e facciamo un'unica cosa. E credo che meritano sia il regista, sia la ragazza, tutta la nostra attenzione, la nostra gratitudine e il nostro ringraziamento, perché finalmente siamo ribaltati nella cronaca nazionale per un fatto positivo, soprattutto per un fatto culturale e di cinema. E penso che una città come Gioia Tauro se li merita queste cose. Ma questo dimostra anche un altro fatto, che anche se una persona, come dire, viene dall'ultimo posto sociale, dall'ultimo gradino, se vogliamo mettere dei gradini in una gerarchia sociale, è possibile realizzare i sogni. E il sogno di Suami si è realizzato perché ci ha creduto lei, ma ci ha creduto anche l'Italia. E se mi posso permettere un'ulteriore riflessione di pochi secondi, sindaco, è la dimostrazione che non solo nell'arte, ma in generale questa comunità, quando fa le cose con passione, abnegazione e onestà intellettuale, riesce appunto ad eccellere e ad arrivare non sul podio, ma addirittura al primo posto. E questo che significa? Significa che quello che è successo a Suami può succedere all'intera Calabria se ci comportiamo diversamente e se lavoriamo per produrre bellezza e ricchezza culturale. Se con onestà ci mettiamo ad amministrare il territorio, alla fine riusciremo anche a realizzare i nostri sogni per rendere, come dire, un territorio più attraente, più bello, più frequentabile anche ai turisti stranieri. E questi sogni si possono realizzare, ma li dobbiamo volere, li dobbiamo cercare, dobbiamo essere convinti prima noi calabresi che possiamo superare tutti gli ostacoli. È vero, abbiamo tante problematiche che sicuramente non ci aiutano. Io sto amministrando da quasi 3 anni Gioia Tauro e non voglio, come dire, pensare che mai nessun amministratore si possa trovare nella condizione in cui ci sono trovato io. Perché ci sarebbe veramente da scrivere un libro in quale condizione noi siamo riusciti in 3 anni a galleggiare in un comune preso con un dissesto di bilancio che supera i 60 milioni di euro e che ancora oggi l'organismo di liquidazione straordinaria non è riuscito a quantificare il debito pubblico della città di Gioia Tauro. Senza dipendenti, senza dirigenti, senza figure apicali, senza niente stiamo amministrando questa città. E non lo dico perché qualcuno deve venire a risolvermi i problemi, ma perché a livello istituzionale ci dovrebbe essere una concertazione istituzionale, perché se c'è un'incapacità del sindaco e dell'amministrazione, è giusto che se sono degli incapaci se ne devono andare a casa. Ma se ci sono, come dire, problemi atavici, insuperabili, allora quell'amministratore deve essere aiutato dagli altri livelli superiori. E smettendola di mettersi le magliette, perché se io non ho nessuna maglietta non mi aiuta nessuno, se ho la maglietta di destra o di sinistra qualcuno si interessa a me. Non può funzionare così un sistema istituzionale. Quando noi diventiamo sindaci o diventiamo deputati o senatori o consiglieri regionali, rappresentiamo le istituzioni, ci dobbiamo, e dobbiamo comportarci da istituzioni, tutelando gli interessi generali del territorio e del paese. Io la ringrazio molto per questo meraviglioso spot che lei ha fatto ai primi cittadini. Anch'io la penso esattamente come lei. Siete le persone che affrontano quotidianamente, siete in prima linea, come si dice in questi casi, una serie di problematiche con pochissime risorse umane ed economiche. Spesso e volentieri noi cittadini ce ne scordiamo. Per cui la ringrazio anche proprio per questo
meraviglioso spot che lei ha fatto a tutti i sindaci d'Italia, che meritano sicuramente molto rispetto e vicinanza anche da parte delle comunità. Lei ha perfettamente ragione, se un sindaco non sa amministrare è bene che si metta da parte, ma che nessuno si permetta come dire, di non tenere conto delle difficoltà, soprattutto dei sindaci di un territorio come Gioia Tauro e la Calabria in generale. Perché a parole tutti sono bravi. Venite voi ad amministrare Gioia Tauro, io mi faccio da parte subito. Ci vediamo il 18, sindaco. Grazie per questa chiacchierata. Grazie, grazie a voi. Aldo Alessio, il sindaco di Gioia Tauro, che ha inserito ulteriori piccoli... sì, no, mi stanno dando, diciamo, ulteriori consigli dalla regia. Scusa, io ogni tanto sembra che perda un po' la... Ma perché non riesco a fare due cose contemporaneamente come tutte le meravigliose donne? Io ne faccio una via l'altra, quindi se parlo col sindaco difficilmente riesco a leggere e viceversa. Oh, c'è un numero di telefono. Ah no, ma stavo dicendo un'altra cosa, però mi sono scordato. Quindi andiamo in pubblicità e poi vediamo se mi ricordo. Va bene? Fra poco vi aspetto. Saremo in pista col numero 15. 15, il nuovo canale che ci ha assegnato il Ministero dello Sviluppo Economico. 15, su tutti i televisori della Calabria. Da fine aprile ci troverai Esperia TV. Abbiamo un nuovo traguardo da raggiungere e lo faremo, come sempre, insieme a voi. Denominazione di origine calabrese. Numeri, sindaci e tanti cittadini alle prese coi problemi quotidiani in uno dei momenti più delicati della nostra storia recente. Buongiorno, buon inizio di settimana a tutti voi e a tutte voi. Bentornati al DOC, denominazione di origine calabrese. Entro il mese di aprile cambieranno le frequenze della TV digitale. Immaginate un circuito di Formula 1. Ognuno ha la sua macchina, i suoi piloti, i suoi meccanici. Ma l'asfalto, le curve, la pioggia saranno uguali per tutti. E noi ci saremo. Saremo in pista col numero 15. 15, il nuovo canale che ci ha assegnato il Ministero dello Sviluppo Economico. 15, su tutti i televisori della Calabria. Da fine aprile ci troverai Esperia TV. Abbiamo un nuovo traguardo da raggiungere e lo faremo, come sempre, insieme a voi. Eccoci qua, siamo tornati, sono le 13.58 in questo momento, benvenuti e bentornati a Denominazione di Origine Calabrese, con noi il sindaco di Gioia Tauro, Aldo Alessio, che ringraziamo per, ecco, stavo dicendo, per averci dato ulteriori delucidazioni intorno appunto alla, diciamo, allo storico e quindi ai numeri, a quanto ha prodotto in questi anni appunto il termovalorizzatore Gioia Tauro 1 e 2, prima e seconda linea, naturalmente obsoleto, su questo siamo tutti, è pacifico insomma, ecco, tutti d'accordo, così come credo una stragran parte della collettività, della comunità, ormai è il caso di dire mondiale, concorda sul fatto, persino l'Organizzazione Mondiale della Sanità, guardate, concorda sul fatto che paradossalmente i termovalorizzatori di ultima generazione aggrediscono l'ambiente meno che non una discarica, piuttosto che diciamo altre soluzioni per la raccolta e soprattutto lo smaltimento dei rifiuti. Quindi pensate un po', persino l'Organizzazione Mondiale della Sanità sostiene questo. È chiaro, dice però il sindaco di Gioia Tauro, io non sono per smantellare, però mettetemi nelle condizioni di costruire uno strumento che sia all'altezza del compito. Per esempio queste immagini si riferiscono a termovalorizzatori che, come vedete, sono nei centri delle città, addirittura ce n'è uno a Vienna che pare non sia molto distante dall'ospedale civile di Vienna, Brescia, a Copenaghen addirittura abbiamo delle immagini, io ho visto delle cose pazzesche, non so se è un film o è verità, ma credo che sia verità.
Cioè in sostanza è fatto questo termovalorizzatore, come è fatto in modo che diciamo in superficie diventi una pista da sci. Quindi praticamente dentro brucia i rifiuti e fuori fanno anche attività sportiva e ludica. Quindi questo testimonia che è una tecnologia che, insomma, voglio dire, se in altri posti del mondo viene applicata, beh, insomma, non deve essere così terrificante, no? Probabilmente è peggio vedere un cassonetto incendiato, per esempio, no? Che sprigiona poi tutta una serie di sostanze veramente nocive e tossiche per la nostra salute. Ma insomma, il sindaco dice: ok, ragioniamo intorno a questa questione, però ecco. Non partite da oggi, non è che potete tirare una linea e quindi realizzate che cosa. Ora immaginiamo che Roberto Chiuto voglia fare la manifestazione di interesse e poi il bando per affidare questo strumento, questo nuovo termovalorizzatore a persone che sanno come farlo funzionare. Quindi questo è essenzialmente l'auspicio. Ma comunque, adesso vedremo anche che cosa dirà il territorio, in questo caso quindi la piana di Gioia Tauro su questa questione. Io non so se noi abbiamo già il nostro. Ah, vi dico un'altra cosa però. Perché siamo anche su YouTube, voi trovate tutte queste puntate, ma un po' tutte le produzioni di Esperia le trovate anche sul nostro canale YouTube che si chiama Esperia TV. Credo ci sia anche l'aggiunta di canale 15, credo. Però insomma, non è difficile. Adesso vedete il nostro nuovo logo, che sarebbe. Eccolo qua, sì, esattamente, eccolo qua. Quindi lo trovate. Che bisogna fare? Bisogna iscriversi a questo. Se ci seguite anche in etere, se ci seguite col televisore, e avete però anche voi il vostro smart, il vostro cellulare nuovo di nuova generazione, andate sul canale YouTube e collegatevi sul nostro canale e iscrivetevi. Se aggiungete anche la campanellina, ogni volta che andiamo in diretta, mi pare che così funzioni, ogni volta che andate in diretta. C'è questo allarme che vi comunica appunto, insomma, che stiamo per partire con tutte le trasmissioni. Quindi andate su YouTube, sul nostro canale e iscrivetevi. Per noi, insomma, è un motivo ovviamente di soddisfazione. Non abbiamo ancora il nostro ospite, perché io vorrei parlare con un pediatra di chiara fama, crotonese, dottor Giovanni Capocasale, fra l'altro un caro amico. Un grandissimo professionista, fra l'altro, non so se mi posso permettere di dire anche virologo, un po' insomma si schermisce da questo punto di vista e quindi di conseguenza ci vado un po' cauto. Perché con lui in realtà vorrei parlare appunto dei virus e quindi anche di questa stagione influenzale che, dice l'Istituto Superiore di Sanità, non noi, è arrivata a conclusione, perché è stato pubblicato proprio l'ultimo rapporto del sistema di sorveglianza, si chiama Influnet, e da questo emerge appunto che nella stagione 2021-2022, pensate un po', non so se è il caso di dire siamo o sono, ma insomma, diciamo, siamo stati 6.538.900 gli italiani messi a letto, no, allora io no, quindi no, questo no, messi a letto da sindromi simili influenzali. La circolazione del virus durante questa stagione in Italia è stata comunque più limitata rispetto alle altre stagioni pre-Covid, più limitata anche perché probabilmente con l'utilizzo dei dispositivi di protezione, quindi in particolare delle mascherine, forse da questo punto di vista ci siamo molto protetti anche dal virus dell'influenza. Per quel che riguarda comunque l'ultima settimana di questo monitoraggio, compresa tra il 25 aprile e lo scorso 1 maggio, ci sono stati poco più di 167.000 casi registrati, ma la cosa particolare, ed ecco perché speriamo di averlo con noi da qui a qualche minuto. In realtà il dottor Capocasale in questo momento sta organizzando anche un convegno importante e quindi negli stessi secondi, negli stessi minuti è in collegamento anche col presidente nazionale della società a cui appartiene. Quindi vediamo se riusciamo appunto in questi prossimi minuti ad averlo in onda. Dicevo, la cosa particolare, ed è per questo che avevo chiamato appunto dottor Capocasale, è che c'è una netta prevalenza di casi pediatrici, cioè 9 casi per 1.000 hanno riguardato i bambini da 0 a 4 anni.
Invece quasi 4 casi per mille i bambini, i ragazzini, i bambini, insomma, dai 5 ai 14 anni, e poi via via, insomma, si va scemando perché abbiamo 2 casi e mezzo per mille nella fascia 15-64 anni e solo poco più di un caso per mille invece per i soggetti che hanno più di 65 anni. Quindi ogni anno in realtà è stato così per la verità, nel senso che i casi in età pediatrica, nella fascia d'età proprio 0-0-6 anni, è sempre stata la più alta. Però ecco, volevamo sapere, capire appunto che cosa è successo. E poi con il dottor Capocasale, io non mi arrendo, sono ottimista per natura, per cui insomma immagino sono le 14:05, chissà che non arrivi davvero. Poi arrivano messaggi da rivolgere al sindaco. Noi il sindaco di Crotone l'avremo domani, quindi tutti questi messaggi che state mandando io li leggerò domani al sindaco, ne approfitto. Avremo il sindaco di Crotone come tutti i venerdì dalle 14 alle 14:30 e risponderà ai vostri messaggi o anche eventualmente alle vostre telefonate in diretta. Dicevo, sono ottimista, quindi aspetto ancora qualche altro minuto prima di chiudere questo nostro appuntamento odierno. Però volevo dirvi, questa è un'altra, diciamo, da un certo punto di vista, un'altra buona notizia, perché poi con il dottor Capocasale avrei voluto anche parlare di questo antivirale disponibile nelle farmacie calabresi. Ce ne sono 12 in Italia, di regioni che hanno la possibilità appunto di, attraverso la ricetta del medico per intenderci, di appunto di mettere a disposizione, diciamo, ecco, in questo caso questo antivirale. È una rilevazione fatta sul territorio italiano da Federpharma, quindi una cosa ufficiale, chiara. C'è una particolarità, se prendete questo antivirale contro il Covid, per intenderci, e dentro c'è il bugiardino, sapete, insomma, le carte che spiegano un po' quello è purtroppo solo in inglese, quindi dobbiamo ancora aspettare che ci sia la traduzione in italiano, ma insomma Federpharma fa sapere che sarà disponibile presto. L'altra cosa particolare è che in Italia sono già 280 i casi trattati con gli antivirali che sono stati dispensati appunto dalle farmacie e di questi 283 in Calabria. Dicevo che dal 21 aprile scorso i medici. Ah, abbiamo il dottor Capocasale al telefono, quindi evidentemente c'era anche qualche problema di natura tecnica. Dottore, grazie comunque. Io ho già detto ai telespettatori che lei in questo momento è molto impegnato proprio dal punto di vista istituzionale. Ci vuole dire anche perché da qui a breve che sta organizzando? Ho perso anche la voce del dottor Capocasale. Il Congresso Nazionale di Pediatria e Bambini. Dà la possibilità a Crotone la platea nazionale della pediatria. Avremo tutti i maggiori illustri specialisti italiani dell'area pediatrica e soprattutto delle emergenze urgenze. Quindi diciamo un impegno, arriveranno più di 400 pediatri dall'Italia, saranno rappresentate tutte le scuole della pediatria italiana. Quindi un grande è piacere, ma soprattutto un grosso onore avere tutti Non c'è questi dubbio. ospiti a Crotone. Senta, dottore, quando si terrà questo congresso? Quando si No, no. terrà? No. Il congresso si terrà dal 27 al 29 di maggio e si svolgerà verso l'area di Le Castella, presso l'Hotel Club Le Castella. Perfetto. No, gliel'ho chiesto perché naturalmente. Senta, le faccio una sola domanda e poi allora la lascio ovviamente all'organizzazione. Tutti i colleghi pediatri. Dicevo poc'anzi che la stagione dell'influenza. Pronto? Eccoci, sì, la stagione dell'influenza è finita. Difficoltà del collegamento.
Allora facciamo così, ringraziamolo il dottor Capocasale con l'auspicio di averlo magari nella settimana entrante, perché questi sono minuti, diciamo, delicati anche per la programmazione di questo importante congresso internazionale. Spero abbia sentito questo ringraziamento da parte nostra a Giovanni Capocasale, che incontreremo sicuramente prima del 27 maggio, magari proprio per parlare, per lanciare appunto questo congresso nazionale appunto della SIP, credo che sia la SIP, la Società Italiana di Pediatria, insomma, quindi è una cosa importante anche per Crotone, per la classe medica dei pediatri e non solo, ma insomma, e poi insomma, andare alle Castella non è male, così insomma i pediatri italiani ed europei, insomma, chi ancora non lo sa, ma sono sempre di meno, per fortuna, si renderà conto in che posto meraviglioso, straordinario viviamo. Allora, ci fermiamo, oggi ci fermiamo un po' prima, domani torniamo, avremo, vi ho detto già di Vincenzo Voce nella seconda parte, ma avremo anche un altro sindaco nella prima parte, parleremo di cose positive, perché questo è un programma che vuole approfondire ovviamente anche tanti temi e tanti problemi, oggi l'abbiamo fatto con Aldo Alessio, evidentemente. Quindi il problema dei rifiuti, del termovalorizzatore, però insomma a noi non spiace affatto, anzi probabilmente è la, come dire, è la connotazione principale di Esperia TV da sempre, da quando è nata, raccontare e parlare del bicchiere mezzo pieno, come ho sempre detto in maniera forse un po' troppo banale, perché ci sono cose straordinarie, ci sono tante eccellenze, ci sono, pensate ieri, no? Non so se l'abbiamo trattato, credo proprio di sì, nel nostro telegiornale Giovanotti, che viene a girare il suo videoclip di una delle sue ultime canzoni, viene a farlo praticamente qui in Calabria. E non è il primo, non sarà l'ultimo, però insomma se uno come Giovanotti insomma, dice quello che ha detto ieri, io direi che forse è arrivato il momento per noi calabresi essenzialmente, prima ancora io ho sempre detto che dovremmo essere noi i primi a renderci conto che c'è tanta bellezza intorno, c'è anche professionalità in ogni campo e quindi ecco, forse se parliamo un po' di più delle cose buone, insomma cominciamo ad abituarci anche noi a sicuramente a vivere meglio e a pensare che non tutto è perduto. Ecco, mettiamola così. Grazie per averci seguito. Ci vediamo domani in diretta alle 13.30 sui canali di Esperia TV. Adesso vi lascio a uno speciale cultura. A domani. Denominazione di origine calabrese. Numeri, sindaci e tanti cittadini alle prese coi problemi quotidiani in uno dei momenti più delicati della nostra storia recente. Buongiorno, buon inizio di settimana a tutti voi e a tutte voi. Bentornati al DOC, denominazione di origine calabrese. Entro il mese di aprile cambieranno le frequenze della TV digitale. Immaginate un circuito di Formula 1. Ognuno ha la sua macchina, i suoi piloti, i suoi meccanici. Ma l'asfalto, le curve, la pioggia saranno uguali per tutti. E noi ci saremo. Saremo in pista col numero 15. 15. Il nuovo canale che ci ha assegnato il Ministero dello Sviluppo Economico. 15. Su tutti i televisori della Calabria. Da fine aprile ci troverai Esperia TV. Abbiamo un nuovo traguardo da raggiungere e lo faremo come sempre, insieme a voi. Denominazione di origine calabrese. Numeri, sindaci e tanti cittadini alle prese coi problemi quotidiani in uno dei momenti più delicati della nostra storia recente. Buongiorno, buon inizio di settimana a tutti voi e a tutte voi. Bentornati al DOC, denominazione di origine calabrese.
entro il mese di aprile cambieranno le frequenze della TV digitale. Immaginate un circuito di Formula 1. Ognuno ha la sua macchina, i suoi piloti, i suoi meccanici. Ma l'asfalto, le curve, la pioggia saranno uguali per tutti. E noi ci saremo. Saremo in pista col numero 15. 15. Il nuovo canale che ci ha assegnato il Ministero dello Sviluppo Economico. 15. Su tutti i televisori della Calabria. Da fine aprile ci troverai Esperia TV. Abbiamo un nuovo traguardo da raggiungere. E lo faremo, come sempre, insieme a voi. Denominazione di origine calabrese. Numeri, sindaci e tanti cittadini alle prese coi problemi quotidiani in uno dei momenti più delicati della nostra storia recente. Buongiorno, buon inizio di settimana a tutti voi e a tutte voi. Bentornati al DOC, denominazione di origine calabrese. Entro il mese di aprile cambieranno le frequenze della TV digitale. Immaginate un circuito di Formula 1. Ognuno ha la sua macchina, i suoi piloti, i suoi meccanici. Ma l'asfalto, le curve, la pioggia saranno uguali per tutti. E noi ci saremo. Saremo in pista col numero 15. 15. Il nuovo canale che ci ha assegnato il Ministero dello Sviluppo Economico. 15. Su tutti i televisori della Calabria.